A Computex 2010 abbiamo introdotto la tecnologia 3D sulle nostre piattaforme notebook, questo grazie all'utilizzo di occhiali polarizzati che permettono appunto la fruizione dei contenuti 3D sullo stesso. Come avete visto, il contenuto 3D ma anche un audio di tipo cinematografico, questo grazie all'utilizzo del suo sistema audio 2.1 composto da due speaker più un subwoofer sul lato inferiore che gode di una certificazione per la prima volta THX sul sistema notebook. Questo appunto porta la qualità del suono ad un livello mai visto prima. Il modello che state vedendo in video ora è un FX600, una macchina basata su un processore Intel Core i, quindi la possibilità di scegliere tra Core i3 e Core i5. Il sottosistema grafico è un Nvidia GeForce GT325M con 1 giga di memoria DDR3 dedicato al sottosistema grafico. La diagonale è una diagonale da 15.6 pollici, il pannello è un pannello LED HD e a questa macchina è stato associato una memoria di sistema da 4 giga di tipo DDR3 e una drive con la possibilità di scelta tra 500 GB e 640 GB. Il design di questa macchina è stato molto curato in quanto abbiamo utilizzato sul lato A e sul lato C della macchina delle texture a rilievo e la tastiera è di tipo appunto chiclete ad elementi separati. Il sottosistema grafico Nvidia di questa macchina sfrutta la tecnologia Optimus, quindi la macchina autonomamente, in base al carico di lavoro, switcha il sottosistema grafico dal dedicato all'integrato Intel. Inoltre su questa macchina è stato integrato il nostro sistema proprietario Turbo Drive Engine, che agisce overclockando sia la CPU che la GPU della macchina per arrivare ad un incremento prestazionale fino a un massimo di 16%. Per quanto riguarda le interfacce dell'FX600 troviamo sul lato due porte USB, due jack audio per le cuffie e il microfono, una porta uscita HDMI, mentre sull'altro lato troviamo una porta esterna SATA, che in questo caso è una porta a combo, in quanto include al suo interno anche una porta USB e una porta UGA. L'accessibilità dei componenti interni dell'FX600 è inoltre molto facilitata dalla presenza di un unico e grande sportello che una volta rimosso permette appunto la facilità di interazione con tutti i componenti interni e quindi anche dell'upgrade degli stessi.